Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo video assaggio. Allora, oggi siamo qui per provare no una classi, no delle classiche barrette proteiche, ma delle barrette energetiche. Sinceramente, io vabbè, l'ho presa sempre su Your Supplement, avete sempre il mio codice sconto che è Giulia010, ma raga, quando le ho viste, sinceramente mi ispiravano perché non sono barrette proteiche, ma sono barrette energetiche, quindi sono molto diverse. Anche per quanto riguarda una barretta proteica, anche proprio da come sono state fatte. Queste qui sono proprio a base di avena, quindi hanno comunque poi sono 125 grammi, infatti sto parlando di loro e sono un etano, comunque una bella consistenza. Ovviamente questa non è che ve la mangiate tutta, perché comunque dopo un po' disgusta anche, ma tipo quando vi vengono quei languorini, perché spesso queste barrette sono molto molto gustose. Poi andiamo anche a vedere, perché di solito sono proprio così, sono proprio quegli sfizietti. Infatti andremo a vedere proprio che i valori non sono un granché, però ragazzi, comunque voi vi fate un pezzettino alla volta, non sono loro come si dicono, che vi ostacolano il vostro percorso. Poi ovviamente ogni persona ha sé, ogni persona sceglie, ma se a qualcuno ispiravano, io per questo motivo ho voluto fare questo video, perché ci sta una persona che diceva: oh, mamma mia, sono curiosa, chissà come sono. E io di solito, anche quella lì della Max Protein che vi feci vedere, no Max Protein, sì, Max Protein vi feci vedere uno dei vecchi video delle 24 ore, hanno la stessa funzione, non sono proprio barrette proteiche, ma sono barrette energetiche. Infatti hanno sempre una quota di proteine inferiori e carboidrati e grassi più elevate, ma così sono proprio tutte le barrette energetiche. Poi a volte cambia un po' anche da come sono state fatte, quindi queste qua sono specialmente anche degli sfizietti. Infatti tipo c'erano quella di Prodis che a me piacevano molto, però devo dire la verità, anche quelle di Max Protein sono molto buone, e adesso mi manca di provare questi qui. Il marchio è, penso, Energy in Cake. Sì, penso proprio di sì, perché non c'è nessun più riferimento. Allora, io vi dico i valori per 100 grammi, ma pensate che ogni barretta è 125 grammi. Sono fatte di comunque fiocchi di avena, perché l'ho letto dal sito, ma a prescindere queste barrette sono sempre così. Allora, queste qui hanno 474 calorie, 22 grammi di grassi, 58 grammi di carboidrati, zucchero 11 grammi, proteine 8,6 grammi. Allora, eccola qui il primo gusto, penso sì, cookies and cream. Eccole qui, all'incirca costano su 1,60 euro, quindi sono curiosa, andiamo a vedere come sono. Queste qua sono pure quello sfizietto a volte la sera, post pranzo, che ne so, avete, io tipo mi regolo così. Avete tipo raggiunto la quota proteica, ma noi carboidrati, noi grassi, e quindi volete prendervi qualcosa di sfizio e tipo vi tenete una barrettina di queste in casa che io non riuscirò mai ad aprire, e quindi non lo so, vi fate passare questo sfizio di dolce. Vedete, si presenta proprio così, oh. Vedete, sotto avena. Proprio un bel mattoncino. Andiamo ad assaggiare. È buono. Si sente proprio di frumento di avena. Sento anche qualche spezia. Che a dire la verità non mi dispiace. Buona. Ve l'ho detto, di solito queste barrettine sono sempre molto buone. Principalmente si sente questa glassa sopra, Dio, questa crema, questo biscotto si sente. Ecco cosa sembra, sembra proprio i frullini integrali, sembra proprio di mangiare un frullino integrale, con tipo qualche salsa sopra, qualche cremina sopra. Devo dire la verità che è molto buona, ecco perché io ho voluto fare quella premessa, perché, ma no, per quella barretta questi valori. Cioè, raga, pure tipo, a volte capita, no? Almeno a me capita.
La sera post cena o mi viene voglia di qualcosa, visto che a volte ceno anche presto, a volte avete visto, e tipo non ho uno yogurt in casa, e tipo qualche barrettina aperta, io mi vado a mangiare una barrettina aperta, tipo come mo avrò questo, e quando la sera tipo mi regolo anche un po' con i miei valori. Che di solito arrivo che ho raggiunto la quota proteica, ma i carboidrati sto a terra, per esempio, oppure di grassi sto bassa, quindi una cosa succede questa mi porta anche al pari passo con i macros. Ovviamente sempre meglio scegliere fonti pulite, bla 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 bla, però ci sta, raga, quando avete voglia di dolce, nessuno va a scegliere una fonte pulita, ma va sempre a rovistare nei mobili e la prima cosa che capita, quella se magna. Quindi anche per questa cosa qui, sinceramente io spesso e quindi queste barrettine qui sono molto comode. Ci tenevo a fare questa premessa. Allora, andiamo avanti. Virgin Cake, questa qui è cioccolato. I valori, sì, raga, su per giù, allora ve le dico. 423 grammi di calorie. Vedete i valori, è la quarta volta che li dico. 423 grammi ancora, ok? Allora, 423 calorie. Poi 19,2 grammi di grassi, 54,2 grammi di carboidrati, zucchero, questo qua è un po' più altino di zucchero, 14,2 e proteine più inferiori rispetto all'altro, 6,1 grammo. Ok, assaggiamo. Di cioccolato lo vedo molto più massiccio rispetto all'altro, vedete sotto sempre a vera. Ma questo, oddio, un sapore che già so, devo controllare, aspettate, Maro, come si chiamano? C'è una cosa che ha questo sapore. Andiamo sul sito. No, non è che se ci fai la barretta, aspettate. Come si chiama? Allora, un sapore che io già so, non è un sapore nuovo, ma non mi viene in mente. Sul sito dice solo cioccolato, ma c'è un sapore super particolare. Che io adoravo questo sapore, ma chi ce l'aveva questo sapore? Stavo riguardando, cioè sto editando praticamente il video questo qui delle barrette e mi sono resa conto che secondo me, che poi ho avuto anche problemi che la macchina fotografica si è come si era scaricata quando vi stavo dando la mia recensione finale, ma che è anche un pezzo in cui io non riuscivo a capire, che adesso lo starei vedendo qui, di cosa sapesse proprio questa barretta, che gusto mio mi ricordava, e praticamente mi ricorda dei cereali della Lidl, che sono dei muesli con la confezione nera opaca e con le scritte verdi, ecco, di quello sanno, cioè praticamente tipo i muesli con la frutta dentro, non so perché c'è una barretta al cioccolato, ma per me sanno di sa di quei muesli là. Eccola, ce l'ho fatta alla fine. Ah, no, non ha scaglie di cocco, scoglie di cocco, forse all'interno però. Dove sta la vena? Ci sono le scaglie di cocco. Sento un po' di cannella. Però è molto buona. Forse sta roba un pochino stranino di. Sento un po' di cannella, ma giusto un poco. Perché c'hai smesso? Si è spenta la macchina fotografica mentre nel momento in cui vi stavo facendo la classifica, quindi ve la rifaccio tranquillamente. Fortunatamente si è staccata proprio in un punto in cui morto, che non era un video assaggio proprio della reazione proprio live, quindi ok. Allora, ho classificato primo posto questa qui al cioccolato.
secondo posto poi cookies and cream e terzo posto questa qui con il cocco e cioccolato, ma per il semplice motivo che si sentiva un po' questa spezia, che sapete che non è la mia preferita, però devo dire la verità che tutte e tre sono molto buone. Io volevo dire un'altra cosa, voi se queste barrettine energetiche le avete provate, ma così tutti i prodotti che provo io voi le avete provate e non vi trovate d'accordo con me, oppure siete d'accordo con me, scrivetemelo giù perché sono sempre curiosa di sapere anche la vostra. Quindi come voi vedete i miei video, io sono curiosa di sapere anche cosa voi ne pensate. Infatti molto spesso quando fate ordini me lo dite stesso qui, oppure avete fatto un'idea, che ne so, col mio codice, grazie ai miei consigli, grazie ai miei video, oppure stesso su Instagram mi arrivano veramente tantissimi messaggi e per me questa è la soddisfazione più grande, arrivare a voi, ma specialmente grazie a questi video so che non sono una perdita di tempo perché a voi piacciono tantissimo, quindi io sono super contenta di farlo. Poi mi piacciono già da mio vedere i prodotti recensiti, perché penso anche che se io tipo se io dovessi acquistare un prodotto vado sempre su un prodotto ovviamente che ha più recensioni ed è recensito bene rispetto ad un altro prodotto che non è stato mai recensito, quindi per questo motivo questi video sono molto utili, a me piace girarli, a me piace guardarli, quindi questa cosa si sposa da Dio insieme. Quindi perciò raga vi invito a seguirmi su Instagram giuliamifit, non seguite tipo, cioè se volete potete seguire pure entrambi i profili, a me va bene ugualmente, però spesso vedo che molti di voi mi seguono sul mio profilo proprio Giulia Ambrosino, perché ovviamente il mio canale è Giulia Ambrosino, quindi una persona va direttamente a ricercare Giulia Ambrosino. Però raga, io in quel profilo non sto in contatto con voi perché quello sarebbe proprio il mio profilo privato, ma il mio vero e proprio profilo per voi è giuliamifit. Poi se volete seguirmi anche nell'altro potete farlo tranquillamente, assolutamente. Però ragazzi, se voi volete tipo consigli, io vi rispondo anche di là nell'altro profilo, però nell'altro profilo giuliamifit è ideato proprio per voi, cioè siamo proprio in contatto H24, quindi seguitemi di là e così anche quando mi taggate nelle storie io vi riposto, ma per me è uguale, potete fare come volete, però almeno è anche più comodo per voi, anche per sapere tipo che ne sono due dalla spesa lampo, sta là, una mini unboxing lo vedete là, sono molto più in contatto con voi e comunico con voi di più là. Perciò raga, anche tramite là, se volete mandarmi anche le vostre recensioni su altri prodotti, su questi prodotti, come volete, le vostre recensioni sono sempre ben accette da me. E quindi niente raga, io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!